È una competizione differente, ma non vuol dire che sia meno competitivo dell'uomo. L'uomo ha una competizione semplice, pratica, concreta. La donna invece ha una competizione che può essere molto più profonda. E forse anche più forte. In barca con È così che Caterina Banti, due volte oro olimpico nella vela, declina la competitività in ambito maschile e femminile. Un ritratto a tutto tondo, quello scoperto oggi in occasione del suo arrivo a Trieste, in occasione della Barcolana 56, quello di una campionessa capace di centrare il primo gradino del podio, prima nelle Olimpiadi di Tokyo e poi in quelle di Parigi, su quel Nacra 17 condiviso con Ruggero Tita, che sarà in Pozzetto domenica con l'equipaggio delle Fiamme Gialle. 8 anni dedicati alle campagne olimpiche che sono stati totalizzanti. Però è molto bella, è una cosa molto forte perché poi tutta la vita gira su quello. Atleti che vogliono raggiungere obiettivi importanti, ma forse anche nella vita, gira tutto intorno a quello, gira come dormi, dove dormi, con chi stai, cosa mangi, come passi il tempo che ti alleni, come passi il tempo quando non ti alleni. Prende veramente tutta la vita a 360 gradi. Esiste una sola cosa. L'atleta romana sarà al via della Coppa d'autunno con l'equipaggio di Emergency, di cui condivide le battaglie umanitarie, insieme ai campioni della vela oceanica Ambrogio Beccaria, Alberto Bona, Alberto Riva e il notissimo Giovanni Soldini. I temi per cui loro combattono da anni sono temi a cui io sono molto legata, penso che non solo come persona, ma anche e soprattutto come olimpionica. Olimpione nel senso come una persona che ha vinto un'Olimpiade, anzi che ne abbiamo vinte due. Ho sempre pensato che non solo partecipare, ma anche indossare la maglia della nazionale, rappresentare l'Italia alle Olimpiadi è una responsabilità perché rappresenti dei valori. Prima fra tutti i valori dello sport e i valori olimpici, dell'olimpismo. Rispetto, la tolleranza, l'uguaglianza, la pace, la fratellanza. E questi sono d'altronde diritti fondamentali dell'essere umano.